Si apre a Marina di Ravenna la festa nazionale della Lega Nord Romagna. Per una settimana in piazza Mazzini, nello stand della Lega Nord, si alterneranno ospiti dal mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e dello sport per affrontare temi di stretta attualità e di rilevante importanza sociale. Abbiamo ascoltato l'onorevole Gianluca Pini, della Camera dei Deputati, segretario nazionale della Lega Nord Romagna. Com'è fare politica con la Lega Nord in una terra che storicamente appartiene ad altre bandiere? Beh, apparteneva ad altre bandiere, perché anche in terre difficili per motivi non solo politici ma politici economici, perché insomma c'è un filo doppio che lega il sistema cooperativo alla sinistra in queste terre. Fino a qualche anno fa era quasi impensabile poter avere dei sindaci non di sinistra. Invece noi abbiamo sindaci della Lega, adesso abbiamo vice sindaci, governiamo in una decina di amministrazioni su circa 70 comuni di tutta la Romagna. Quindi sicuramente all'inizio era come stare in trincea, come stare in frontiera, come diceva lei. Però la bontà delle idee della Lega e il modo di far politica stando in mezzo alla gente ha fatto breccia anche in quello che solitamente si chiama il muro rosso, fatto non solo di convinzione politica ma anche di pesanti interessi economici. Scendendo nel particolare della situazione ravennate, lei ultimamente ha portato la questione delle ordinanze antisballo addirittura in Parlamento. Se ne è parlato molto quest'estate, molti imprenditori si lamentano, saprà sicuramente della cordata di imprenditori contro l'amministrazione comunale. Qual è il suo parere nei confronti di queste ordinanze e se secondo lei queste ordinanze hanno influito sul calo delle presenze? Le ordinanze hanno influito pesantemente sul calo dei turisti. C'è un calo diffuso per un fatto della crisi che attanaglia il paese, ma l'Europa in generale. Però in queste realtà, tipo Marina di Ravenna e Milano Marittima, la crisi si è sentita ancora più pesantemente perché si è allontanato un modello turistico che è quello giovanile senza offrire nessun tipo di alternativa a questo modello. Io sono intervenuto sulle ordinanze perché le ordinanze, che sono nella facoltà dei sindaci, è giusto che vi siano, servono per questioni di straordinaria urgenza, necessità, non per cercare di fare gli sceriffi o prendere un articolo di giornale in più sulla stampa, cercando in qualche modo di scimmiottare la Lega sulla sicurezza. La sicurezza la si fa rispettando quelle che sono le prerogative dei vari livelli dello Stato. Un sindaco non può impedire la libera imprenditoria perché non è in grado di impedire che succedano dei fenomeni devianti, perché dimostra così un fallimento della propria politica. Noi abbiamo voluto riportare con l'emendamento che ho fatto, che è stato votato al codice della strada, le competenze ai vari livelli, quindi l'imprenditoria, la libera imprenditoria è tutelata ed è regolamentata poi sul piano acustico e tutto il resto della regione e sul piano dell'antisballo dai comuni, ma questo non vuol dire anche qui che si passi da un eccesso all'altro, cioè dal tutto permesso al tutto vietato. Bisogna trovare il giusto equilibrio ed è quello che noi consideriamo la vera politica, il giusto equilibrio fra la libertà di espressione, la libertà di imprenditoria e il rispetto della gente, evitando gli eccessi. Conto, poi vedremo l'applicazione pratica di questo emendamento nei prossimi giorni, perché dovrebbe entrare in vigore entro la prima settimana di agosto, conto di tenere monitorato quello che succederà. Nel caso mi fossi sbagliato, contrariamente ai miei colleghi che blaterano sempre sui giornali, sarò il primo a dire che mi sono sbagliato e modificheremo l'emendamento. Però riteniamo che, visto che è stato votato all'unanimità dai partiti politici, qualcosa di buono questo emendamento porti.